Ehi là hamsters, benvenuti ad un altro episodio di Hamster Academy. Parliamo sempre dell'importanza della sicurezza quando si ha a che fare con le noccioline. Ops, intendevo criptovalute. L'episodio di oggi ti spiega il perché. Ti parleremo dei tre più grandi attacchi hacker avvenuti fino ad oggi nel settore delle criptovalute. Ronin Network, 625 milioni di dollari. A marzo del 2122, la rete Ronin, la rete che supporta la popolare piattaforma di gioco blockchain, Axie Infinity, è stata vittima del più grande attacco alle criptovalute fino ad oggi. Gli hacker sono riusciti a violarlo e a rubare 173,6 ETH e 25,5 milioni di USDC, per un valore all'epoca di circa 624 milioni di dollari. Un mese dopo, l'exchange di criptovalute Binance è riuscito a recuperare 5,8 milioni di dollari dei fondi rubati. I funzionari statunitensi ritengono che dietro il furto ci sia un gruppo di hacker nordcoreano chiamato Lazarus Group. Poly Network, 611 milioni di dollari. Ad agosto 2021, un hacker ha sfruttato una vulnerabilità nella piattaforma DeFi Crosschain Poly Network e ha trasferito criptovalute per un valore di 611 milioni di dollari su tre portafogli. L'azienda ha chiesto pubblicamente all'hacker di restituire i beni e, poche ore dopo, quello stesso giorno, hanno iniziato a farlo, restituendoli tutti entro la fine del mese. La cosa interessante è che l'account dell'hacker ha ricevuto anche 39.000 donazioni pubbliche dopo aver restituito tutti i soldi, con la comunità crypto che pensava che lo facessero per divertimento o come sfida e per mostrare la vulnerabilità di Poly Network. FTX, 600 milioni di dollari. Ciao a tutti! Oggi parleremo di cos'è la criptovaluta. Immagina di voler comprare noccioline e per questo devi pagare con le monete. A proposito, le monete normali sono comunemente chiamate fiat e se vuoi molte noccioline devi dare un mucchio di monete, ma una montagna del genere è difficile da consegnare. Quindi c'è un'alternativa, criptovaluta. Si tratta di denaro digitale che esiste solo su internet. Non hanno una forma fisica come le monete normali. La criptovaluta più conosciuta è Bitcoin, ma ce ne sono molte altre, come Ethereum. Ognuna di esse ha le sue caratteristiche e il suo utilizzo. Ad esempio, vuoi inviare delle monete al tuo amico dall'altra parte del mondo, in Africa, che ha molte noccioline. Nella vita reale l'intermediario è una banca. Per i servizi di trasferimento internazionali, di solito addebitano una commissione molto più elevata rispetto alla commissione per il trasferimento di criptovaluta. Ciò significa che riceverai meno noccioline. A proposito, la commissione per effettuare una transazione si chiama gas. Ma la differenza principale tra le criptovalute e il denaro normale è che sono decentralizzate. Ciò significa che nessuna banca o governo le controlla. Tutte le transazioni vengono registrate sulla blockchain, di cui abbiamo già parlato. Ciò consente di effettuare trasferimenti in modo rapido e sicuro, indipendentemente dall'ora del giorno o dalla posizione. Una banca può andare in vacanza, il suo sistema può bloccarsi. Inoltre, una banca può congelare o rifiutare un pagamento. Ma con le criptovalute puoi trasferire denaro istantaneamente. Inoltre, le criptovalute sono archiviate nei portafogli digitali. Sono protetti da password complesse e crittografia. Quindi senza la password non è possibile accedervi. Pertanto, fai attenzione e non fornire le tue informazioni a nessuno. Puoi utilizzare la criptovaluta non solo per acquistare noccioline, ma anche per fare investimenti. Puoi anche utilizzare la criptovaluta per guadagnare denaro. Yes. Ma tieni presente che i prezzi delle criptovalute possono variare notevolmente. Quindi, per riassumere, la criptovaluta è denaro digitale che utilizza la tecnologia blockchain decentralizzata per garantire sicurezza e trasferimenti veloci. Le criptovalute si dividono in monete e token, ognuna con le proprie caratteristiche e il proprio utilizzo. E la criptovaluta più famosa è Bitcoin. Ma te ne parlerò meglio la prossima volta. Nel frattempo, iscriviti e condividi questo video con i tuoi amici. Ciao!
Ciao a tutti! Oggi parleremo di Bitcoin. È la prima e più popolare criptovaluta al mondo. Abbiamo già parlato di cosa siano le criptovalute in questo video. Cominciamo con la sua storia misteriosa. Bitcoin è stato creato da una persona, o forse da un gruppo di persone. L'unico nome conosciuto è lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Tuttavia, fino ad oggi, nessuno conosce la sua vera identità. C'è anche una teoria secondo cui potrebbero essere stati gli alieni. Wow, sembra misterioso! O forse sono stato io? Nel 2008 Satoshi pubblicò un documento di 9 pagine che descriveva in dettaglio la sua tecnologia e il 3 gennaio 2009 fu rilasciato il software client originale. Oggi questa data è conosciuta come Bitcoin Day. È qui che le cose si fanno davvero interessanti. La fornitura totale di Bitcoin è limitata a 21 milioni di monete. Questo limite crea scarsità, che ne aumenta il valore, simile all'oro. Più è raro, più diventa prezioso. A proposito, Bitcoin è spesso chiamato oro digitale. Bitcoin è spesso visto come un investimento. Il suo prezzo è influenzato da vari fattori, dalla domanda degli acquirenti alla situazione generale del mercato. Pertanto, come ogni bene, il suo prezzo cambia costantemente. Ma la gente preferisce trattenerli piuttosto che spenderli e questo si chiama hodling. Il suo prezzo può aumentare notevolmente e molti vogliono trarne profitto. Ad esempio, se nel 2010 aveste comprato Bitcoin per pochi centesimi, oggi potreste avere milioni di dollari. Il primo acquisto conosciuto utilizzando Bitcoin è stato effettuato nel 2000, quando il programmatore Laszlo Hanyec pagò 10.000 Bitcoin per 2 pizze. A quel tempo costava solo una trentina di dollari. Ora immagina quanto costerebbero quelle pizze oggi. Esistono molte altre criptovalute, ma Bitcoin rimane la più conosciuta e preziosa. Anche alcuni di essi, come Ethereum e Litecoin, sono popolari, ma nessuno ha raggiunto lo stesso livello di riconoscimento di Bitcoin. Parleremo di come vengono minati Bitcoin e altre criptovalute e di cosa sia l'halving nei prossimi video. Intanto iscrivetevi e a presto! Ciao hamsters! Oggi scopriremo come funzionano gli exchange di criptovalute. Quindi, cosa sono? Immagina un mercato con le noccioline. Ci vai con le tue arachidi preferite e vuoi scambiarle con altri tipi, o forse un pezzo di formaggio. Gli exchange di criptovalute funzionano in modo simile, ma al posto delle arachidi hai Bitcoin, Ether e altre criptovalute. Cominciamo dalle basi. Ci sono due tipi principali di partecipanti a una transazione: acquirenti e venditori. Gli acquirenti vogliono acquistare criptovaluta con moneta fiat come dollari o altre criptovalute. I venditori, d'altro canto, vogliono vendere la loro criptovaluta e ricevere in cambio moneta fiat o un'altra criptovaluta. Ma come si trovano? Ecco dove entra in gioco lo scambio. Uno scambio è come una grande bacheca dove acquirenti e venditori pubblicano le loro offerte. Li aiuta a incontrarsi e a concludere una transazione. Ora parliamo del processo di trading. Per prima cosa, crei un account sull'exchange. Sì, il tuo account hamster. Poi, nella maggior parte dei casi, ti verrà chiesto di passare attraverso la verifica per confermare che sei un vero hamster. Dopodiché, depositi fondi sul tuo account, che può essere valuta fiat o criptovaluta. Una volta che hai fondi sul tuo account, puoi iniziare a fare trading. Immagina di voler acquistare Bitcoin. Esegui un ordine di acquisto, specificando quanti Bitcoin vuoi acquistare e a quale prezzo. Se qualcuno sullo scambio è disposto a vendere Bitcoin al tuo prezzo, la transazione verrà completata. Ma cosa succede se nessuno vuole vendere al tuo prezzo? Allora l'ordine rimane attivo finché non compare un venditore adatto. Questo è chiamato ordine limite. Se vuoi acquistare immediatamente senza aspettare, puoi usare un ordine a mercato. In questo caso, l'acquisto verrà effettuato al prezzo di mercato corrente. Gli exchange sono spesso obiettivi per gli hacker, quindi è fondamentale scegliere un exchange affidabile con una buona reputazione e forti misure di sicurezza. Pertanto, miei cari, usate l'autenticazione a due fattori e non tenete tutti i vostri fondi sull'exchange. E infine, parliamo delle commissioni. Gli exchange guadagnano denaro addebitando commissioni su ogni transazione. Le commissioni possono variare a seconda dell'exchange e del tipo di ordine. Possono anche dipendere dal tuo livello o volume di trading. Più fai trading e porti all'exchange, più basse possono essere le commissioni, quindi controlla sempre i termini prima di iniziare a fare trading. Ecco fatto! Hamsters! Gli exchange di criptovalute sono come un mercato di noccioline, ma con monete digitali. A proposito, gli exchange possono essere centralizzati o decentralizzati, ma ne parleremo un'altra volta. E per ora, iscriviti al canale e resta sintonizzato per nuovi video. Ciao!